Massimiliano. No, 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 per carità, quale Massimiliano? No, guarda, chiamiamo... Cioè, se si decide che suo figlio è... Cioè, capo... Cioè, io avevo pensato... Ugo. Eppure travestita, la gnocca tira sempre. Buongiorno, buongiorno al grande Massimiliano Lenzi. Allora, buongiorno Luca. Che giornata, crollano tutte le istituzioni italiane e alla fine anche la Juve è rimasta travolta. Questa è la tesi del giorno. Agghiaggiante, amici. Agghiaggiante quello che dicono. Agghiaggiante. Conte ha lasciato Torino. Ho paura. Posso dare, ho una notizia. Ho paura. Ho paura. Agghiacciante quello che dicono. Allora io ho paura. Ho paura. È agghiacciante quello ti che do dicono. Una notizia te lei. Beh, certo, ti dico qui. Di sicuro dove non andrà Conte. Alla Fiorentina non ci viene e secondo me neanche al Cagliari va, E beh, ma non ce lo vogliamo questo. A Firenze no, di sicuro. Escono fuori tutti i complessi di inferiorità di Conte. Allora ti informo, tu perché a quest'ora mattina fai già la bella vita, io invece studio e lavoro, che il retroscena più bello è quello sulla Stampa. E quindi anche e la racconta più informata, proprio teoricamente, sì, perché è di Torino. Sì, e c'è proprio il calvario di queste sue frustrazioni incredibili. Non ce la faccio senza i top player, non posso competere in Europa. Secondo me è frutto anche di un suo complesso di inferiorità. Però quello è un grosso limite, se guardi un limite oggettivo del calcio italiano, se guardi come sono finite nelle competizioni internazionali le squadre italiane, sia in Champions sì, che in Europa League. Ma guarda l'Atletico Madrid, non è che devi comprare i top player da 70 milioni di euro, devi ma avere una L'Atletico squadra. Madrid però colpisce perché? Perché è un'eccezione, no? Quindi l'eccezione ci può stare. Il problema di Conte qual è? Ha vinto 3 scudetti. Può fallire 3 Champions? No. Può fare la Champions senza rinforzi? Lui ha giudicato di no. Lui ha giudicato di no. Però posso dirti, gli fa onore, nel senso, almeno che non abbia già firmato un contratto con qualche squadra turca come Prandelli, gli fa onore l'andarsene prima, no? Secondo me è un fatto di trasparenza che i grandi allenatori delle squadre importanti, ma anche delle squadre non importanti, dovrebbero avere. Anziché scaricare la colpa, lui dice, secondo me, tecnicamente, la campagna acquisti dovrebbe essere tot. Se non viene fatta a questa altezza, a questo livello, non siamo in grado di competere. Poi c'è chi dice l'abbiano chiamato alla nazionale. Francamente, a me tifoso fiorentino, vedere contro la nazionale sarebbe un grande dolore, sarebbe agghiacciante. Però poi questo lo vedremo, può darsi che si prenda un anno sabbatico. Trovo invece che la sua scelta sia una scelta coraggiosa, no? È un po' come il politico che dice io voglio fare queste riforme. Se non mi date la possibilità di farle, mi dovete lasciare, allora è inutile. Poi se no scaricate su di me la colpa, perché non c'è dubbio che poi gira e gira il cetriolo nel calcio, spesso torna indietro all'allenatore, no? Ne abbiamo viste vari esempi, a parte il divertismon creato da Prandelli, per quelli nella nazionale italiana sembrava tutte le colpe fossero di Balotelli della sfortunata spedizione in Brasile, più che da Prandelli creato dalla Stampa, diciamo, che era più filo Prandelli che filo Balotelli. Poi solitamente l'allenatore di una squadra, soprattutto di livello, si prende le colpe. Quindi questo uomo che ha passato una vita nella Juventus, e questo non è un merito, prima da calciatore e poi da allenatore, ha fatto secondo me una scelta coraggiosa. Non so dove andrà a finire, questo lo vedremo, se c'è qualche altra squadra, se si ferma. Però, e poi sai cos'è? Ha spiazzato tutti, a me ha colpito molto. È stato imprevedibile, e essere imprevedibile è sempre un talento, cioè, perché se si legge bene il testo di Andrea Agnelli dove lo si ringrazia, se si legge la reazione di Buffon o dei vecchi calciatori della Juve, quelli che fanno lo spogliatoio, e sono tutti sorpresi, perché tutti dicono ma ha vinto il terzo scudetto, ha vinto 2 supercoppe, guadagna bene, cioè, ma perché se ne va? Ecco, quando uno se ne va e non te lo aspetti, secondo me la scelta merita di essere presa in considerazione anche da un punto di vista di onore a chi la fa, no? Seppur Conte sia quanto di più lontano da me esista calcisticamente, soprattutto. Certo.
Però in politica chi è che ha fatto il conto? Però allarghiamo un attimo lo sguardo. È sì. L'ultima istituzione che tramonta, perché l'idea di piatti rotti, di insulti, di un comunicato messo lì per rappattumare come una foglia di fico, cioè è finito lo stile Juve. Non c'è ma più. Lo stile Juve, io posso dirti, Luca, secondo me è finito dai tempi di Moggi, perlomeno per me. Allora oggi è strafinito, non poteva accadere Juve una cosa così. Non è mai esistito, diciamo la verità, perché se parli con i tifosi della Roma, con il gol l'aspirazione di Turone, parli con la Fiorentina. Sì, vabbè, però il sogno è esistita una famiglia che comandava, diciamo, comunque era molto importante in Italia, gli Agnelli. Aveva un giornale Buona Stampa e su quello ha raccontato uno stile, ma sto stile, diciamo, a Firenze non si è mai visto un granché, no? Ma neanche poi a Roma, neanche le altre grandi squadre. Secondo me è finito invece un mito, che chi? Squadra che vince non si cambia, cioè che allenatore vincente non ti può dire arrivederci e grazie, cioè è finita la pigrizia in questo Conte straordinario, basta con la pigrizia di chi vince non si muove da lì. Siamo abituati a squadre che esonerano allenatori alla decima, all'undicesima, alla quindicesima di campionato per scarsi risultati. Questo è uno che in 3 anni ha vinto 3 scudetti, ha fatto un triplete di campionati che non succedeva dagli anni 30, ha vinto 2 supercoppe, ha fallito in campo internazionale, ha chiesto per riuscire in campo internazionale, in Champions, una squadra e hanno detto no e se n'è andato. Cioè, quando si è mai visto un vincente che se ne va così? È difficile, cioè solo i grandi, ma non è lo stile Juve, secondo me è nato lo stile Conte, lo stile Juve Conte. Non è mai esistito. E infatti è un'uscita di scena agghiacciante. Senti, hai visto ieri Millennium? Patteggiamo. No, però ho visto gli ascolti. E che vuol dire? Che cosa commenti? Sono agghiaccianti, 3,96 mi sembra un basso ascolto, mi sembra dove? Sotto i 900. Sotto i 900.000, secondo me la soglia. Ora, un programma di prima serata, direi 3, alle 9, togliamo il paragone con Ballarò perché la televisione estiva non è la TV invernale, però almeno il 5-6% lo dovrà fare, no? Ci fu quell'esperimento, non so se te lo ricordi, di David Parenzo, che credo fece più del 5, mi pare. Esatto, e venne giudicato un insuccesso nonostante lo share fosse più alto, quindi... Se per lui è stato usato quel metro, perlomeno erga omnes, no? Certo. Capita, eh? È agghiaggiante la televisione. C'è stato il colpo basso di Chicco, però, eh? Chicco. Chicco non lo sa. Che ieri gli ha gli ha piazzato uno speciale sull'assemblea del PD, speciale la 7, sai che il pubblico si è un po' galvanizzato, oddio c'è lo speciale, chissà che c'è, e gli ha rovinato l'esordio. Ma secondo me l'hanno visto solo i pensionati con la badante, quello, Ma 3,70, ma non solo 3,70, 3,90, lo 0,20 di differenza. Anche Millennium, perché ora, francamente, no, noi abbiamo avuto la fortuna anche di lavorare insieme per un paio di estati che sono state caldissime per la politica, però oggi il reality della politica è morto. Ma perché c'eravamo noi, accadevano le cose. Non succede più nulla. È arrivata la lettera della Commissione Europea. Certo, c'era sale e pepe, c'era Berlusconi scatenato, succedeva di tutto. Oggi, francamente, ti puoi appassionare a Vannino Chiti, con tutto il rispetto per Vannino Chiti. Ma noi lo trasformeremo in una sfida epica. È in Super V. Vannino Chiti. Va bene, è stata una grande galoppata. Io ora vedo la Boschi e quindi quasi mi distraggo perché la vedo su Sky. La vedo qua su Sky. Sai che è stata giudicata la parlamentare più bella da non so chi, gli esperti di eleganza? Ha fatto un'intervista, dov'è? A Oggi mi sembra. Ha fatto anche l'intervista Oggi, era richiamata oggi sul Corriere. Hanno svelato un suo ex fidanzato, un attore che ha lavorato, ti risulta? Sì, l'ho letto anche io. Che è stato anche attore in Don Matteo, credo, in qualche altra fiction. Comunque vedi, Don Matteo piace sempre, Seppure travestita, la gnocca tira sempre. E lì si torna quando si parla col maestro Lenzi. Grande racconto della crisi italiana e poi si arriva alla gnocca. E vabbè.
agghiacciante. Però il Cagliari ha preso Don Sa, che tu neanche sai chi è. Dove l'avete scovato? In qualche campino della Mauritania? Non sei pazzo, è uno dei pilastri della nazionale ghanese. Sei l'unico che segue la campagna acquisti del Cagliari. 18 anni, poi durante l'anno prossimo mi dai, hai capito, Don Sa? E io non lo sapevo. Don Sa o Sa? Sa o Don Sa? Comunque il Cagliari merita, diciamo, è un presidio del calcio isolano straordinario, eh? Guarda, un pezzo di storia. Quest'anno o Serie B o Champions. La Roma la vedi rafforzata? Ah, per adesso sì, secondo me gli serve ancora qualche ritocco, però... Soprattutto alla Fiorentina serve un po' di campagna acquisti. Questo è un appello ai fratelli della Valle, Andrea e Diego, in particolare Andrea. Adesso che vendono Cuadrado saranno cazzi. Cuadrado che tra l'altro va, sembra al Barcellona. Alla Fiorentina hanno riscattato Vesino. E capisci che se te riscatti Vesino e arriva Cuadrado, diciamo, la bilancia non è positiva sul tasso tecnico, con tutto rispetto, no? Invece un altro filo conduttore di oggi è l'apprezzamento che io ho per la campagna acquisti della Roma. Secondo nessun me dobbiamo corpo prendere... clamoroso, tanti pezzi che vanno lì, eh? Perché te ami la campagna acquisti operaia, quella goccia per goccia. 33 anni so. Di sicura esperienza che entreranno. Non so se i tifosi giallorossi saranno nella contenti, Champions. Non so se i tifosi saranno contenti perché Rudy non si discute, si ama. Ma hai visto la novità invece della Fiorentina? Abbiamo preso una psicologa che farà da team manager. McCoyons, e che fa? Farà da team manager, collegamento tra la squadra e la società, motiverà i calciatori, perché siamo avanti. Dall'allenatore nel pallone alla psicologa nello spogliatoio. Vabbè, informo gli spettatori che oltre queste incredibili charle, io e Lenzi oggi saremo a pranzo in zona Via Veneto, quindi se qualcuno vuole venirci a cercare siamo lì. Grazie a Matteo Lenzi. Ugo, ciao Luca. Ciao Ugo, ciao.